Ladies and gentlemen, questa sera qui MTV Digital, una star, una vera star italiana. Abita a Londra, ma il suo cuore è tutto nostrano. Per noi, Riva Star. Ciao Stefano, benvenuto qui a Torino. Grazie. Arrivi da Londra direttamente? Almeno qua c'è il sole, ma... Ascoltami Stefano, tu mi devi dire un segreto. Tu sei entrato nel panorama musicale elettronico nel 2009. Da allora hai aperto DJ set di grandissimi artisti. Parlo di Swedish House Mafia, Tiesto, Benassi. Come si fa? Ah, boh, non lo so. Io sto in studio, faccio musica. E poi se agli altri piace, penso che sia... Insomma, no, scherzi a parte, bisogna lavorare duro. Comunque non è dal 2009. Io faccio musica da... Il primo remix l'ho fatto nel 98 in Italia con i Prozac Più, che era un remix drum and bass di Acida. Poi da allora comunque ho lavorato tanto, insomma, e con questo progetto nuovo ho avuto più riscontro a livello internazionale, perché forse è meno di nicchia. Fino al 2006 ho fatto progetti un po' di nicchia, breakbeat, drum and bass, insomma cose un po' più particolari. E questo, insomma, mi ha dato un po' più di riscontro all'estero e supporto da questi nomi. Tu oltretutto risiedi a Londra, se non sbaglio, vero? Sì, dal 2006. Come mai questa scelta, se la posso chiedere? Ma perché insomma ero un po' stanco di sbattere la testa contro il muro in Italia, se devo dirla tutta. Certo, non è che la rinnego, però comunque, diciamo, a livello di industria hai molte più possibilità e strutture lì a Londra. Però se non mi costruivo, diciamo, il mio carattere musicale in Italia, probabilmente non sarei riuscito a fare granché a Londra. Cioè non sono andato là per imitare loro, ecco, sono andato là giusto per sfruttare le strutture di industrie che ci sono lì, che è una cosa molto importante. Come nascono le collaborazioni a Londra? Ma anche se vai nel pub a prendere una birra, incontri Morris di lato, per dirti. Hai collaborato con grandi artisti come Fatboy Slim. Come è nata? Raccontacelo. Tra l'altro ieri abbiamo fatto il photoshoot per il nuovo pezzo che sta andando piuttosto bene, che è It's Sleep Rave Repeat. Ma lui avevo fatto una release sulla sua etichetta che si chiama Southern Fried. Avevo fatto un paio di bootleg che a lui sono piaciuti molto, cioè versioni illegali di pezzi suoi. E niente, poi da lì siamo rimasti in contatto, ci siamo sentiti via mail, sono andato a Brighton, che tra l'altro è un'ora da Londra, e insomma da lì abbiamo cominciato a scambiarci un po' di esperienze musicali ed è successo tutto. Stefano, ma è vero che parli cinese? Ma adesso so dire solo ciao e arrivederci, e mi chiamo Stefano. No, l'ho mollato. Prova con la pronuncia, vediamo. Wo jiao, Stefano. Ascolta Stefano, potrei aver detto qualsiasi cosa, che ne sai, ti devi fidare. Ma guarda, ho sempre le dita incrociate. Ascolta Stefano, parliamo del tuo ultimo album, Hands in Hands. Un album definito come il perfetto mosaico, perché ci sono tantissime collaborazioni con artisti internazionali ma anche nazionali. Parliamo di Vincio Capossella, Carmen Consoli. Come lo definisci te questo album? Ah boh, io ci ho messo 2 anni per farlo e ho cercato, diciamo, di fare una cosa diversa rispetto al primo album, che era prettamente club. Sai, quando un DJ fa un album, la maggior parte delle volte deve essere per il club, tracce, eccetera. Per me non aveva senso. E visto anche un po' il riscontro del primo album, ho approfittato e cercato di coinvolgere un po' di personaggi, sai, che solitamente è anche un po' difficile avvicinare, tipo, sai, la Carmen, Vinicio, ora Sandy per l'europeo, Roots Manuva. E lì ho messo un po' tutte le mie influenze, le mie idee di come dovrebbe essere un album, che dovrebbe essere, insomma, una roba tipo Hand in Hand alla fine. E Hand in Hand è proprio, diciamo, anche il concetto, cioè quindi i due stili miei, cioè quello più club e quello più indie, che vanno mano nella mano e che credo, insomma, possano andare d'accordo mano nella mano. E poi ci sarà una versione più club che si chiama Club in Hand, che uscirà tra un paio di mesi, dove ho fatto delle versioni, diciamo, prettamente per il club. Oltretutto anche bellissima la cover, complimenti. Grazie, è un'artista italiana, tra l'altro è la sorella di Meg, si chiama Dada di Donna. Molto brava. Ascolta, molto, ma allora ci hai rubato anche Piruppa? Ma è lui che non se ne vuole andare più da casa nostra, veramente. No, siamo, insomma, lavoriamo insieme da anni, lui fa le liste sulla mia label, poi tra l'altro sta avendo tantissimo successo anche con altre etichette, insomma siamo tutti italiani, ci vogliamo bene e facciamo le bombe. Bravissima. Non pericolose però. Ascoltami Stefano, dove sarai nei prossimi mesi? Allora, adesso faccio domani Napoli, il 21 Treviso, poi ho un mese di stop dove ricarico le batterie, lavoro a nuova musica e poi da fine ottobre ricomincio a girare in tutta Europa, c'ho un tour in America e ritornerò in Australia e Italia anche, insomma, in giro.
complimenti Stefano, complimenti per la tua carriera. E ci vediamo presto a Londra. Quindi Stefano, o meglio Riva Star, è VJ. Questa è Miss Matilda Block Channel.